Satan, Mister Satan. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Innanzitutto vi do il benvenuto nella nostra palestra del castello. Qui si fa danza, ma da oggi si va anche con Nilox Doc, che è questo. Aiuto, stavo cadendo. Nilox Doc è un overboard, mi stanno facendo male le braccia, pesa più o meno 10 kg ed è una specie di skateboard che si auto bilancia. In poche parole, il peso del vostro corpo vi aiuterà ad andare avanti e indietro senza morire. Vabbè, senza morire non è vero, perché io ho rischiato la pelle un paio di volte, ma non ve lo farò vedere. Al suo interno ci sono due motori, una batteria e due ruote che vi aiuteranno ad andare in giro. Le ruote non sono tanto grandi, però vediamo un po' come funziona, o perlomeno come me la sono cavata. Aiuto! Nilox Doc, come vi abbiamo già spiegato, è un overboard autobilanciato. Ha due ruote, due motori, una batteria e una serie di sensori. Ciò che non è incluso nella confezione però è l'equilibrio. Non preoccupatevi, basterà qualche ora di pratica per andare come delle schegge, più o meno. Noi abbiamo usato la palestra del nostro castello per fare un po' di pratica, sfruttando la sbarra a muro come supporto fisico e morale. Ovviamente, una volta preso confidenza con Nilox Doc, potete anche usarlo all'aperto, tenendo presente che può raggiungere una velocità di 10 km orari, ovviamente dipende dal vostro peso corporeo, e che la batteria dura circa 2 ore e che può reggere fino a un massimo di 100 kg. Governarlo è abbastanza intuitivo, spostando leggermente il proprio peso corporeo potete decidere se andare avanti, indietro, girare a destra o a sinistra oppure finire per terra. Mi raccomando però, basta praticamente il pensiero per spostarsi. Se volete bene ai vostri denti, non fate movimenti bruschi. Quanto vi sono sembrata leggiadra da 1 a 10 negli spostamenti? Lasciate pure un commento per dirmi quanto sono brava. Oltre a Nilox Doc abbiamo anche il kart, che è questo qua. In poche parole, questo è il kart che dovremmo montare sopra al dock. Come funziona? Semplicissimo, dovete prima di tutto montare il kart. Io ho sfruttato padre per darmi una mano con i cacciaviti, ma ce l'abbiamo fatta. Poi basterà semplicemente unirli insieme e andare in giro a sfidare gli amici, vi faccio vedere subito. Adesso sono pronta a sfidare i sette mari con il mio overboard più il kart. La cosa particolare, anzi semplicissima, che attraverso queste due leve potrete comandare il kart. Se le premete tutte e due in avanti, andrà in avanti. Se le premete tutte e due indietro, andrà indietro. Se sbilanciate le due leve in modo contrario, girerete su voi stessi o semplicemente girerete. Aiuto! In base alle vostre esigenze. In questo momento io l'ho tenuto il più lungo possibile, ma se volete andare più veloce, essere molto più aerodinamici, essere compatti, dovete accorciarlo. Ma io sono più comoda così. E vado! Salve! Ho capito, salve! Direi, cara Erika, che questo video termina qui. Io continuo a giocare con il mio kart. Ricordate di iscrivervi al canale se avete provato questo overboard di Nilox Doc con il kart. Fatecelo sapere, io intanto vado ad ammazzarvi senza problemi. Ciao!